Allora, ci siamo arrivati. Questa qui è la torre con l'antenna, è la nostra destinazione. Facciamo un giretto qua fuori. Allora, io sto cercando di esplorare un po' le meccaniche possibili di gameplay. Quindi, ovviamente, all'inizio non ricordavo nulla di The Last of Us. 1. Non avevo visto praticamente niente di The Last of Us 2, quindi proprio blind completa. Però devo dire, ragazzi, che sto rimanendo veramente stupita dal gameplay. Cioè, non, io non trovo che sia uguale a The Last of Us 1. Perché ho sentito tante persone dire che è un copia e incolla. Ci sono tante meccaniche uguali, però. Cioè, io sono rimasta stupita veramente dallo stealth in questo gioco. Cioè, si può strisciare. C'è il silenziatore. Si possono stordire i nemici e poi ucciderli. No, ragazzi, è troppo divertente da giocare, veramente. Io sto rimanendo troppo stupita. Allora, noi cercheremo di avere un approccio stealth, ovviamente un pochino più difficile. Perché una volta che ti beccano. Come si vede tutta la città da qua. Brutale. È stato Tommy. Entriamo. Basta seguire la scia di morte per trovare Tommy. Comunque leggevo su Facebook ieri che c'era una discussione praticamente. Da questi eventi all'inizio dell'infezione, quindi proprio il prologo di The Last of Us, sono passati ve 24 anni. Io non avevo idea che fosse così tanto tra il prologo di The Last of Us e gli eventi di The Last of Us ci sono 20 anni. Ok, siamo dentro. Aspettate, craftiamo un po' di cose. No, meglio l'accetta della chiave inglese, che dite? Canale 13. Sì, sono studi televisivi questi. Precisione in modalità ascolto. I nemici visualizzati in modalità ascolto appaiono più definiti. Ok, potenzieremo lo stealth. Dobbiamo entrare nel condotto. No, non è un condotto. Hanno impiccato un sacco di gente. Porca. Qui Tommy non c'entra. Vabbè, sarebbe tipo Cazzo è maniaco. stato? Non lo so. Un avvertimento. È appena successo. Pensi sia un gruppo? Spero di no. Ma stai allerta. Come al solito ci mettiamo a cercare tutto, eh. Ma questo simbolo? Di nuovo quel disegno. Chi sono questi tizi? Altri che odiano il VLF. Beh, sembrano parecchio strani.
Gente che odia il WLF. Rivali del WLF. Noi ci finiamo in mezzo sicuro, eh? Comunque queste mappe sono davvero belle, lo sto già notando. E soprattutto sto apprezzando moltissimo come le mappe sono costruite appositamente per lo stealth. Tipo nel precedente episodio che abbiamo strisciato sotto delle specie di container. E siamo riusciti a cogliere i nemici alla sprovvista. Seguimi. Sì, arrivo di un secondo perché c'è un po' di roba. Qui? Che bello. E di qua si torna giù. Ok. La luce è molto bella anche. Mamma mia. Oh, lì c'è un morto. Un altro corpo lì. Merda. Ogni tanto non parlo tanto, ragazzi. Perché sono un po' immersa, eh. Siamo troppo esposte. Dobbiamo cercare ovunque. Voglio trovare Lia. Solo sta attenta. Qua. Però un bel volo, eh. Chissà se lo troveremo che sta bene, Tommy. In realtà mi sto ancora domandando se Ellie scoprirà mai, insomma, del passato di Joel, di quello che Joel ha fatto, eccetera. Sarebbe molto interessante se lei si dovesse scontrare con questa cosa adesso che Joel non c'è più. È un fucile a pompa. Sì. Sì, ma non imbracciarlo così. Vabbè, teniamo il fucile a pompa, lo proviamo, dai. Che bello anche qui. Chimimela. Oh, non li conosco io. Questi supereroi delle carte che Ellie colleziona. Questa porta si apre. Ok, si può salire qua. Ok, continuiamo a salire. Sicuramente troveremo qualcuno, eh. C'è troppa calma qua. Che succede? Per adesso niente. Qui ci dormiva qualcuno. Ru, un uccellino mi ha detto che le iene che hai catturato sulla costa hanno cantato. A quanto pare Isaac è rimasto molto colpito. Capisco che i dubbi non ti mancano, ma devi tenere duro. Mostragli che quanto è accaduto sulla costa non è stato un caso. Potrai sistemarti a vita.
Sono fiero di te, papà. Hanno cantato, nel senso che probabilmente questa ha torturato qualcuno. Ru è una donna, sì. Ha torturato qualcuno, è riuscito ad ottenere delle informazioni. Isaac è rimasto colpito. Sì, qua praticamente dormivano tutti sui divani. Quando ci sono le porte così c'è sempre un video. È lei. Lia. Sicura? Sì. Quando si dice avere l'universo contro, eh? Ma ci sono delle frecce con delle piume infilate. Non ha niente con sé. Dina. Guarda, ci sono tutti. Ah, facevo una foto a ognuno di loro. Aspetta. È vicino a Jackson. Come ridono gli stronzi. Ah, ecco. Questi sono Owen e Abby. È lei. È quella che l'ha ucciso. Tre in meno, giusto? Tre in meno. Qui sito 2, ci ricevete? Unità di supporto India in arrivo allo studio TV. Ripeto, merda. Unità India in arrivo, passo. Sì, meglio muoversi. Quindi adesso hanno le foto che li ritraggono tutti. Cos'è? È morta. Come le usano sei? Tipo per... Sono incazzata perché volevo parlarle. Già. Ma non ha fatto tenere il conto di quelli che devono uccidere. Avrebbe avuto poco senso costringerla a parlare. Ha fatto parecchi chilometri per torturarlo. Non mi importa se l'abbia ucciso o meno. Capisco. Merda. Giù, presto. Sono state le iene. Allora, uno è salito, sono sicura. No, due. Ok. Cavolo, quanti sono? Che diavolo è stato? Vado io. Ma che? È Carrie! Qualcuno l'ha ammazzato! Abbiamo... Ho cercato di lanciarle un mattone, ma l'ho mancato. Ce n'è uno. Sono loro! Cosa? Dove? Qui! Maledizione! Ah! Fuori!
Sentite come si cercano. Ok. Si è già rotto il silenziatore, eh? Ui ui ui. Tre colpi ho tirato col silenziatore. Mi sembra che era nuovo, eh. Sono tutti morti? Non credo. Li sento. Da questa parte. Dai. Io ti seguo, Dina. Mi fido di te. C'è il sole. Cazzo! Sono qui! Ellie, usiamo la finestra! Prova dall'altra parte! Ora sei fottuta! Ho sbagliato. Usciamo. Oh, mi dicono... di scappare, io scappo. Merda! Anche perché mi sembra che non siano... Cioè, non possiamo sparargli perché ci sono le grate. Oddio, pensavo che sei chiuso fuori, Dina. Per ora può andare. Muoviamoci. Meno male. Dobbiamo entrare. Comunque avete sentito, non sanno chi siamo, hanno detto stanno con le iene, io che cazzo ne so, tu spara. Oh no. Andiamo. Queste parti con la maschera antigas, che poi è antispore, mi fanno venire un'ansia pazzesca. Spero ci sia un passaggio. Ce la siamo vista brutta. Lo so. Erano tanti quei nemici. Vai, infilati. Tanto adesso arriva il clicker sicuro perché siamo incastrati. Guardate. Vabbè. Però. Ellie, non si può più tornare indietro. Potevamo sparargli da lì volendo. Maledizione. Allora, alla fine sono alieni o intrusi? Secondo me se gli sparavamo da lì poi non ce lo ritrovavamo. Hanno paura perché... No. No, cazzo. Così ci sgamano però. Dove? No,
ragazzi, questa parte è difficile. Cioè, ci sono i nemici, poi questa mi dice a destra c'è un clicker. Oh, ah sì. Hanno visti però... Allora aspetta. Ci hanno visti però, io ho fatto rumore, il clicker praticamente li sta attaccando. Cioè quindi il clicker era a nostro vantaggio. Aspettate. Oh mio Dio. Guardate che... No, non ci sto credendo. Quello ce li porta. Ce li porta qui. Vabbè, diciamo che noi il nostro scopo l'abbiamo ottenuto, nel senso che abbiamo superato l'area. Sicuramente là c'erano un sacco di risorse, però sono abbastanza soddisfatta di come è andata. È stato molto bello. Dina. Veloce! Torniamo, sono troppo! Oh mio Dio. Ok, andiamo. Sì. Stai bene? Sì. Grazie. Tesoro. Sono molto stanca. Sì, andiamocene. L'ha chiamata tesoro. Comunque Dina come spalla, mamma mia, spacca. Hai sentito come ci chiamavano? Iene. Iene. Saranno stati loro a disegnare sui muri. E a sbudellare. Sì, credo che quello là sia il loro simbolo. In questa città sono tutti squilibrati. Ci credo. Voi comprese. Qui c'è un passaggio. Grida in lontananza. No, qui non c'è ancora nulla. Mi è piaciuto molto che loro ci stavano cercando, però alcuni dicevano: ma perché dobbiamo cercarle in mezzo agli infetti? Andiamo via. Ci penseranno gli infetti a ucciderle. Questo genere di cose. Tu sei morto proprio male. Oddio! Hai mai visto nulla del genere? Spore acide di bloater. Ma quello non sembrava un bloater. Con chiunque combattano, dovremmo lasciare che si scannino tra loro. Giusto. Praticamente gli si è corrosa la pelle. Vedete? È una maschera contro le spore acide, non so quanto faccia. Scaletta. Un clicker morto. Ecco. I miei preferiti. Abbiamo un tavolo. Abbiamo potenziato al massimo la pistola. Ok.
Lo fa con un contenitore e le bende, quello. Lì c'è un'altra scala. Ok. Come ci arriviamo? Così. Guarda, impara, Dina. Può funzionare. Guarda, impara! Olè. La scala è rotta. Accidenti. Quanta roba. Ah sì, non l'avevo visto. Buona idea. Un altro Chandler! Dobbiamo uscire da qui! Ah, attento! Merda! Ci sono! Cazzo! Porca troia. Non ne avevo mai visto uno. Nemmeno io. Non ne avevo mai visto. Ma che cos'era? Non possono vedere la luce della torcia, bene. Merda, un altro. Ma cosa posso fare con... C'è un runner. Attenzione! A sinistra! Ok, se lui ci prende siamo morti, come il clicker praticamente. Altrimenti probabilmente quelli lì grossi dobbiamo ucciderli sparando tipo con armi pesanti. A questo punto il pericolo diventano i runner perché ci fanno sgamare. Ci sono solo questi due, io non so dove devo andare però. Fortuna si è richiuso. Maledetti stronzi. Ti hanno preso? No, sono pulita. Chandler? Li chiamano così? Sì. Chandler? Da dove diavolo saltano fuori? Che cazzo ne so, ma sono disgustosi. Sparano spore acide.
È sicuro. Ho una piccola nota scritta su un pezzo di giornale. Ehi, Dewey, hai dimenticato di nuovo il codice? Portami una bibita e sarà tuo. Il codice. Ehi, oh? Non ti sembra la donna dei graffiti, sì? Delle Iene? Già. Sì, ha il simbolo dietro. Li chiamano Iene. Dopo quello che ho visto, forse non voglio saperlo. Sì, sono lupi e Iene. Vabbè, i lupi sono... Li chiamano Iene sicuramente in senso dispregiativo, perché diciamo che i lupi sono degli animali che sono notoriamente merda. Considerati... E qui c'è un codice. Serve la combinazione. Sono considerati, diciamo, nobili, no? Invece le Iene sono proprio gli spazzini, quelli che si prendono gli scarti. E si cibano delle carcasse. Soltanto che... Runner, sono sempre runner. Li abbiamo uccisi. Ok, sono pronta a uscire da qui. Anch'io. Aveva addosso qualcosa. Nuovi infetti. Shambler. Che il codice o era opzionale? Fatto. E non l'ho trovato. Oppure non si poteva semplicemente andare di là e basta. Che accidente è successo qui? Sembra un accidente. Grazie, infatti. Sherlock. Gesù. Chissà per quanto li hanno tenuti in funzione dopo l'epidemia. Vedo una luce in fondo. Dina? Già, eccomi.
Ehi, la luce è vicina. Vieni. Ehi, ti spingo io. Sì. Cosa hai trovato? Forza. Guardate com'è affaticata, okay. Poveretta. Andiamo. Siamo quasi fuori. Fai strada. Che non ci sono effetti. Paura! Ellie, la maschera! Tieni, ah. Ti do la mia. No, 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 no! Non toglierla! Tieni, no! Ellie, ferma! Cosa? No! Ellie, no! Basta! Non sono infetta! Sono immune! Non sto tossendo, vedi? Perché non gliel'aveva mai detto? Dino. Cioè, aveva cercato di dirglielo. Merda. E lei non ci aveva. Sì, sì. Allora andiamo. Forza. Oh, se la stava togliendo. E ti do la mia. Lasciami. Corri, Dina. Ellie. Sono qui, non rallentare. Oh, subito al collo, eh. È rimasto spiattellato. Non la fa più. Che ne diresti se ero così in teatro? Mi sembra una grande idea. Che bello, piove.